Amiche mie, amici miei, eccomi qua. Fantozzi in persona, oggi ne ho combinate una più del diavolo. Amiche mie, sono andata, vi ho detto, sono andata a fare delle compere, sono andata a Happy Casa, sono andata a Decathlon a comprarmi i calzini perché Ettore ha una passione. Appena mi trova i calzini in casa, me li smordicchia tutti, mi fa certi buchi così grossi, insomma, mi escono i piedi di fuori. Che sono andata a rifare fornimento di calzini, chiaramente. Oddio, 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 mi cade ogni ben di Dio. E niente, ho comprato calzini, ho comprato delle cose proteiche perché sono stata a fare una visita, non ve l'ho detto, però volevo tenerla segreta, ma tanto io i segreti ciaone. E ho fatto una visita da una brava biologa, nutrizionista, una dottoressa, e dal 6 di che mese siamo? Dal 6 di settembre sono in questa, diciamo, in questo percorso nuovo alimentare, sicché poi ve ne spiegherò piano piano, vediamo quello che viene fuori. Sicché sono andata lì, ho preso, c'erano delle cose tipo proteiche per la colazione, barrette, robe varie, insomma, troiaini, troiaini, e le ho prese qualcuno. Poi sono andata a Happy Casa e ho preso un giochino per Ettore. Ho preso il detersivo in polvere che io non uso mai, quasi mai, perché sciupa la lavatrice e le tubature, ma c'è questo in polvere, questo grande, 95 lavaggi se non mi sbaglio, per 8 euro, sicché l'ho preso subito e userò anche quello, lo proveremo. Che ho preso da lì? Poco e niente, insomma, ve l'ho detto, lo stampo per fare la crostata furba, ve l'avevo detto. E io sono arrivata alla cassa, ho pagato con Bancomat. Arrivederci, arrivederci. Parto e vado. Arrivo da lì a qui saranno 15 km. Arrivo e vado a fare un po' di spesa. Mi serviva i semi di girasole perché volevo fare il pane proteico. Sono andata a prendere i semi di girasole, albume d'uovo. Insomma, ho preso 3-4 le ossa per fare brodo di ossa, non di carne, ma di ossa. Arrivo alla cassa. Non c'è il bancomat. Maremma impestata, no, eh? Secondo voi che ho combinato? Eh sì, ho lasciato il bancomat a Happy Casa. Ho lasciato la spesa alla cassa lì in attesa. Ho chiamato subito Happy Casa, ho chiesto se c'è un bancomat lì. Dice sì, signora, l'ha lasciato qui. Ripiglia la macchina, ripiglia tutto, ritorna dove ero prima, in un altro paesino. Prendi il bancomat, ritorna a riprendere la spesa e poi torna a casa. Ho già messo il pane proteico in forno, è la prima volta che lo fo, non so come viene, poi ve lo fo vedere. Deve essere però gustoso perché c'è un profumo, è veramente proteico, proteico, perché c'è solo i semi di girasole, albume d'uovo, burro chiarificato 40 grammi e lievito in polvere, quello istantaneo. E semi vari, vediamo che viene fuori, perché comprarlo costa un botto. Invece la dottoressa mi ha dato anche qualche ricetta e poi ho guardato un qua e là, sicché vediamo quello che viene fuori. Voi come state? Come è iniziato il vostro lunedì? Spero non come me da Fantozzi, perché io veramente, secondo me, in un'altra vita ero un po' parente di Fantozzi. Già che io adoro i suoi film, io li trovo i suoi film bellissimi. Tutti i suoi film, e qualcuno dice: Mammina, ma come fai a guardare Fantozzi? E io l'adoro. Adoro tutte le commedie all'italiana, quelle vecchie di una volta, Lino Banfi, insomma, adoro Amici miei, film, insomma, però Fantozzi mi piace tutte le sue. Non lo so, mi diverto, lo guarderò. Io penso che l'avrò guardato mille, mille, mille volte e non mi stanco mai di guardarlo. E mi rendo conto che sono fortunata, poverino, le capita di più. E a me anche mi capitano parecchie. Eh sì, so così. E come vedete, stamane senza trucco, senza niente, senza niente. Se vi devo dire la verità, stamane non mi sono fatta nemmeno la skincare. Proprio svogliata. Stasera lo faccio per bene. Stamane una lavatina di viso e via. Infatti, questi qui, vedete, vedete. Queste è il cinghiale, quello che ho mangiato sabato. Troppo.
Infatti ho scritto alla dottoressa, ho detto ho fatto un casino, mi ha detto lei non ti preoccupare, è importante che il giorno dopo sei ripartita. Ho detto sì, il giorno dopo sono ripartita, ma ora per smaltire il cinghiale in mezzo voglio vedere che fa, che si deve fare. Però chi se ne importa, è importante stare bene, la cervicale sta benino. E amiche mie, vediamo quello che il destino ci riserva, noi quello prendiamo e dobbiamo sempre, sempre, sempre vedere le cose anche in una cosa negativa, una cosa positiva. Secondo me c'è sempre. Io penso che quando ci accade una cosa, non ci accade mai per caso. Quella cosa ci vuol cap far capire qualcosa, ci vuol dire qualcosa, o magari ci vuol dire: oh, fermati un attimo, prenditi cura di te, o magari ti dice: oh, sei sulla strada sbagliata, o magari ti dice: oh, bellina. Vai così, che va bene così. E ogni cosa che ci accade, ogni persona che viene nella nostra vita, che se sia buona o cattiva, ha il suo percorso, non appare per caso. E io ne sono sicura, sicurissima. Niente, amiche mie, amici miei, vi mando baci, abbracci. Ora voglio vedere se è pronto il pane proteico. Dopo ve lo faccio vedere perché sono curiosa pure io. È la prima volta che lo faccio. E se viene buono, vi posto la ricetta e lo facciamo insieme perché. A volte anche per cambiare, no? Per alleggerirci un pochino e vediamo che quello che viene. Avevo detto che voglio fare anche la crostata con la crema, però oggi mi sa che sono un po' stracca, sono un pochino così, sì che forse mi riposerò un pochino perché domani poi rientro al lavoro, se Dio vuole. E vi volevo ringraziare davvero, davvero, davvero di vero cuore. Guarda, mi fate proprio so così, proprio come una bambina contenta, no? Quando vedo che insomma mi guardate, insomma, mi commentate o magari anche mi sostenete in delle cose, mi date dei consigli. È bello, è veramente bello, bello, bello. Vi ho aperto anche io il mio cuore, ho cominciato un pochino a raccontarvi più della mia infanzia, però ho voglia di fare dei video proprio raccontando insomma tutto il mio percorso, tutta la mia infanzia, le cose mie e il mio viaggio per l'Italia che è durato 3 mesi, insomma un viaggio molto tortuoso perché a quell'epoca lì nel 99 dal mio paese non si poteva uscire, eravamo proprio. Cioè, si poteva andare solo in Romania e in Russia, eravamo sotto un regime proprio, non so, non esisteva. Per noi Europa era il sogno di ognuno, era la terra promessa, era. E pensate, questo ve lo devo dire. Quando ero più piccola e andavo a scuola, e a scuola, insomma, sulla lezione di geografia, io ero innamorata di questo stivale. Non lo so, forse perché io questi stivali non li avevo mai avuto, perché purtroppo devo dire che noi non è che si moriva di fame, mangiare non ci mancava mai, anzi. Ma certo, magari non ci avevamo, che ne so, tutta la cosa che c'è oggi, i dolciumi, i cioccolatini, non si mangiava le clementine, le banane, queste cose no, assolutamente, ed era di rado quando magari mia mamma arrivava, che lavorava a Mosca e ce le portava per il Capodanno, questo profumo di mandarini, di apelsini, di arance, mandarini arance. E mi ricordo che la nonna anche la buccia lo teneva, lo essiccava e poi ci si faceva delle belle, insomma, dei bei tè, delle belle tisane con questa buccia. Sicché, non mi ricordo più che cosa volevo dire, perché così, perché quando inizio a parlare di queste cose, mi emoziono, mi vengono un sacco di brividi. E dicevo che non ci mancava mai da mangiare, però ecco, non c'erano. Queste magari cose, i vestiti, le scarpe erano sempre un problema e mi ricordo che i stivali erano, da noi c'era l'inverno forte, da noi tanti anni fa non era come ora, perché ora anche lì è cambiato, però tanti anni fa da noi a fine settembre, a volte anche inizio ottobre c'era già la neve, sicché mi ricordo che i stivali proprio erano brutti, quelli che avevo tutti e la cerniera non si chiudeva e allora mia nonna aveva un ago così grosso e con quell'ago lì e il filo la mattina li cucivo, insomma. Ma lì la cerniera e andavo a scuola e nella lezione di geografia mi ricordo sempre, sempre vedevo quel stivale e sapevo che quel stivale era Italia e per me non lo so, io chiudevo l'occhio e per me questo quel posto lì era la mia speranza, la mia salvezza. Io dicevo: io andrò lì, andrò lì, andrò lì e questo sarà il mio paese. E spaghetti, spaghetti, si sapeva solo spaghetti, insomma, nemmeno la pizza.
spaghetti e andavo a casa e le dicevo a nonna prima o poi io andrò in Italia. La nonna mi guardava e mi dice sì, povera noi, ma dove voi andate? Non c'hai nemmeno un pidocchio, un capo, altro che il denaro. Poi non si poteva nemmeno ottenere i visti, era proprio a quel tempo lì. Chi andava via dal mio paese scappavano, c'erano delle persone dove tu pagavi, ti accompagnavano loro in un viraggio, mamma mia, della disperazione. Sicché un giorno vi racconterò, non mi voglio allungare, comunque ho sempre amato questo paese, per me questo paese è casa mia e guai chi mi può di qualcosa, guai chi mi tocca ogni cosa, perché io sono... Penso che si veda, amo questo paese. È il paese che mi ha dato quello che ho e mi ha fatto diventare quello che sono, tante cose, mi ha fatto credere in me. Ho lottato per arrivare qua e ne sono fiera perché non mi è venuto niente tanto per, non mi è venuto niente gratis. Ogni cosa, non ho soldi, non ho case, non ho niente. Ma ho tutto, mi posso permettere un lavoro, posso pagarmi un affitto, ho una macchina che a casa mia non me le sarei mai sognate queste cose, o se ho voglia di andare a mangiare una pizza fuori lo posso fare, se mi ammalo mi posso curare e credetemi che a casa mia non è così, non è mai stato così, sì è stato così quando era Unione Sovietica, quando c'erano i comunisti di una volta, a casa mia c'erano gli ospedali, c'erano università, c'erano lavoro, c'erano le case per tutti, poi quando è caduto il muro di Berlino è finito tutto. La gente chiaramente ha lottato per la libertà, ha ottenuto la libertà, ma con la libertà ha perso tutto il resto. Al mio paese se ti ammali, la prima cosa che se vai in un ospedale devi pagare. Io ho una mia zia, la sorella di mia mamma, che ha avuto un problema di tumore come me al seno. Per farsi l'intervento al seno hanno voluto 1.000 euro più 250 euro l'anestesista, più pagare l'infermiera che ti fa le punture, più portarti da casa lenzuolo, questo, quello, più il mangiare lasciamo perdere, forse ora un po' qualcosa, e le medicine e tante altre cose te le paghi. E se mia zia non avrebbe avuto questi soldi non sarebbe stato oggi tra di noi. Quando io dico mi fanno incazzare, mi fanno arrabbiare la gente che arriva qua, ma anche con paesani miei, non me ne frega una beata proprio sega di niente. Perché non mi piace la gente ingrata che arriva qua, mio paese, bene, levati dalle pale e vai al tuo paese. O ti integri per bene e rispetti le regole, non si può sempre pretendere da un paese, si deve anche dare e si deve ricordare che se tu sei in questo paese vuol dire che il tuo paese non ti poteva dare niente, non c'aveva niente da darti. E su questa cosa verrà giù il fine mondo, ora lo so se mi guardano i compaesani, ma non me ne importa perché odio, non è che odio, perché io non ho questa cosa di odiare, però non sopporto la gente che arriva qua e pretende, 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 pretende. Oh, ma che pretende? Gente che gira con la BMW, che hanno l'ISEE di 1.000 euro, però girano con la BMW e stanno in casa comunale. Questo è un argomento che a me mi tocca troppo perché non sopporto. E poi vedo gente che hanno figli, gente che sgobano dalla mattina alla sera e fanno difficoltà e stanno in affitto e nessuno l'aiuta. Non va bene. Oggi mi gira così, ma ha preso sto argomento, non so come mai. Ed è un argomento molto molto delicato. Io lo so che tante mi diranno: ma chi sei, ma chi non sei, ma per me è la verità. Per me è la verità. E ripeto a dirlo: io non sono patriota. Questo forse si è capito. Sono una persona che rispetta il posto da dove vengo, ma non mi venite a dire quel posto lì è meglio di qua o lì c'è più possibilità di qua, perché se no tutti saremmo stati lì, saremmo rimasti lì e nessuno avrebbe lasciato casa, famiglia e partito chi per l'Italia, chi per America, chi per Germania, chi. È facile essere qui e dire, però lì si sta bene. Sì, si sta bene quando tu vai con il denaro di qua, con il signor denaro, vai lì e se ti succede qualcosa ti curano subito perché subito dai soldi. Se hai bisogno ti aprono le porte, se hai fatto un casino non c'è problemi perché hai pagato e in galera non vai perché compri tutto.
compri tutto ed è la pura verità. Mi dispiace dirlo, quel paese avrebbe tanto da dare, però purtroppo la corruzione è talmente grossa che secondo me per tanti va bene anche così. Per tante va bene anche così. Mi sono allungata tanto, ma veramente credetemi, io penso che prima di tutto siamo forestieri. Sì, io sono italiana, ma sono arrivata qui da forestiera e come ho fatto altri video ho detto integrazione totale, rispetto e non puoi solo pretendere Caritas di qua, di là, comune, bolletti e cavoli vari. E i 6.000 euro giri con una BMW, ma la mia domanda è: ma come fai a girare con una BMW solo per mantenerla? Ma rimane pestata, ti ci vuole 1.000 euro quasi quasi ogni 2 mesi ora con quanto costa il gasolio e tutto il resto. Però è così, però è così. Nessuno guarda bene, nessuno fa niente. Perché è così. Non sono cose mie, però secondo me è una cosa brutta. Oggi se apro questo argomento, non finisce più. Non finisce più, meglio che sto zitta perché mi ritrovo qualche botta in capo. Però siamo liberi, per fortuna sono in un paese libero e posso dire il mio parere. E sono troppo felice di questa cosa. Niente, amiche mie, mi sono sfogata. Mamma mia, che bello! Però quando uno può dire quello che le pare, è proprio bello. È proprio, proprio bello. Io sono qui dal 99, come vi ho detto, ho sempre lavorato. Dal 99 ad oggi io mi ricordo, mi sa che sono stata una volta in disoccupazione, ma una volta e non l'ho neanche finita perché ho trovato il lavoro. Sicché voglio dire, non prendo niente, non chiedo niente, cerco di fare come posso, come tutte le persone. Ho una macchina semplice, una utilitaria e sono felice, non importa. Però ci vuole rispetto per tutti. Per chi è italiano, per chi è straniero, per chi... Ora io parlo di compaesane perché magari diciamo che ho più esperienze, ma ci saranno anche italiani che fanno i furbi, ci saranno americani, ci sarà da tutto il mondo è paese, anche al mio paese dove sono nata c'è persone per bene, oneste, dove lavorano qui, hanno famiglie, sono delle persone splendide. Io non dico, non faccio di tutta l'erba un fascio. Ma maggior parte sono furbetti, sì, maggior parte sono furbetti. Vediamo se è pronto il pane proteico, ve lo voglio far vedere, amiche. Mi sono sfogata, ho detto un po' è mio e chi se ne importa? Allora, amiche mie, vi faccio vedere il mio pane proteico. Certo non è un pane di quelle che siamo abituati noi, bello soffice, tipo pane siciliano che adoro io, però dal profumo è ottimo, ora ve lo fa vedere. È un po' calduccio, non so come farvelo vedere, l'ho lasciato ancora, vedete? Guardate, si vede? Comunque un po' è cresciuto, nonostante che è un pane senza farina, senza niente. Vedete? C'ha tutti i semini sopra. E dentro c'è solo seme di girasole tutti fatti tipo frullati in farina, albume d'uovo, un po' di lievito in polvere, sale e curcuma. Comunque il profumo è ottimo, poi quando lo taglio ve lo faccio vedere, guardate. Ed è un pane proteico. Sicché vediamo quello che è venuto, è la prima volta che l'ho fatto, sinceramente, guardatelo. Guardate. Secondo me non è male. Per colazione a volte uno, no? Una fettina, visto che ha tante cose non si possono mangiare con i carboidrati, questo è tutto proteico. Sicché vediamo come è venuto. Mamma mia, ho fatto un video lungo, 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 però ne è valso la pena, perché quando uno dice quello che pensa, secondo me vale sempre la pena. Niente, a chi non gli piacerà, a chi si li girerà un po' e scenderanno e andranno a piedi, non ce ne importa. Anzi, forse chi si arrabbierà e chi avrà, vorrà dire che le tocca parecchio sto argomento e magari sono tra quelli lì. Chi no, invece faranno come una bella risata e diranno: ma forse tutti i torti non ce l'ha. Amiche mie, amici miei, un bacione, ho fatto una bella sana chiacchierata con voi, Marema Ladra, quanto mi garba chiacchierare a me, per me la chiacchiera è la vita, secondo me se mi tolgono la chiacchiera a me, io muoio, muoio proprio, cioè mi perdo, è così, ho fatto un discorso, spero che l'avete capito, perché sono partita da una cosa, da un'altra, dalla crostata, dai bancomat, e poi non si è capito più niente, ma spero che siete riusciti a capire il senso di quello che volevo dire. Non volevo offendere nessuno, ma volevo proprio dire perché mi stava proprio
qui sulla punta della lingua. Ciao bellezze, ciao belli. Alla prossima.